Attenzione, rischia di ammazzarsi. Cazzo! Se vuole faccio io. Che cosa? Biglietto da visita. Apprezzo molto la sua offerta, ma faccio da solo. E se davvero lo chiamassi? Le auguro buon viaggio. Sicuro di farcela? Non esiste qualcuno che non possa ammazzare. Non sono ancora morta. Oh, mi scusi, Mrs. Raymond, mi faccia riprovare. Contratto standard, motivi per morire? Non mi sono mai innamorato, non sono uno scrittore che nessuno vuole pubblicare. La vita è un pesante fardello. Sì. C'è poco spazio nel foglio, io scrivo cancro. Se non è morto entro una settimana, le ridiamo i soldi. Sono Ellie Adams, vorremmo pubblicare il suo libro. Ellie? Non sei morto allora? Credimi, ci ho provato. Ci ho ripensato, voglio annullare tutto. Hai firmato un contratto? Le cose sono cambiate. Ma sì, sai che c'è? Crepa! Oh, no! Volevo morire perché non avevo niente per cui vivere. Ti faccio secco. Ma ora ce l'ho. Che palle! Questa è la tua ultima settimana di lavoro, mi raccomando, dacci dentro! Scappiamo da un killer che hai assunto tu. Ti chiedo scusa. Che hai? Ho commesso un errore sul lavoro. E allora? Non è morto nessuno. Sapete quali sono gli unici tre film che hanno vinto in tutte e cinque le principali categorie degli Oscar? E cioè miglior film, miglior attore protagonista, attrice protagonista, miglior regia e sceneggiatura adattamento? Sono Accadde una notte di Frank Capra del 1934 con Clark Gable e Claudette Colbert. Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman del 75 con Jack Nicholson e Louise Fletcher. E il terzo è Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme con Sir Anthony Hopkins e Jodie Foster. Li sapevate? Pensate che questi film se li siano meritati proprio tutti questi Oscar? Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa pensate e attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto per non perdervi i nostri video. Ciao da Valeria.